Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, il link trovate qui sotto in descrizione. Come sempre vi faccio vedere la bellissima maglietta di oggi e vi ricordo che la potete trovare su Pampling, dove inserendo il codice sconto NERDMOV avrete il 20% di sconto su tutto lo store. Inoltre, se comprate 3 magliette ve ne regalano un'altra in questi giorni, quindi vi consiglio di approfittarne. Dunque, come avrete letto dal titolo, oggi volevo parlarvi e dare una mia piccola considerazione personale su Deadpool 3. Perché da quando Fox è stata ufficialmente acquisita da Disney, sembra che del terzo capitolo dedicato al mercenario chiacchierone di casa Marvel non se ne sappia più nulla. Ma andiamo un pochino con ordine. Dopo l'enorme successo di Deadpool 1 e subito dopo l'uscita di Deadpool 2, la Fox, vedendo quanto era amato il personaggio e quanto stava diventando popolare, aveva già annunciato ufficialmente un terzo capitolo ed un film speciale sulla X-Force. Progetti che teoricamente sarebbero poi dovuti proseguire anche sotto casa di Disney in seguito all'acquisizione. Purtroppo però, allo stato attuale delle cose, sembra che il futuro del personaggio sia alquanto oscuro. Ryan Reynolds parecchi mesi fa era andato ufficialmente nei Marvel Studios, aveva postato questa fantastica foto che lo ritraeva di fronte al logo appunto dei Marvel Studios, dichiarando di aver tenuto un incontro con i capoccia di Marvel. Da lì in poi però non si è più saputo nulla e recentemente, ovvero la scorsa settimana, Rob Liefeld, creatore di Deadpool nei fumetti, ha dichiarato che allo stato attuale delle cose Marvel non ha progetti su Deadpool. E onestamente ragazzi, la cosa un pochino mi preoccupa. Sono passati 2 anni tra i primi 2 capitoli di Deadpool, usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Siamo adesso a 2020, uno sfortunato 2020, ma non solo non abbiamo avuto Deadpool 3, ma in base alle recenti dichiarazioni sembra che Disney non sia così intenzionata o interessata a realizzare subito il terzo capitolo. Ora, capisco che il personaggio di Deadpool è alquanto strano da gestire, perché comunque ha un franchise super avviato, super amato dal pubblico, quindi l'idea di rebuttare tutto quanto non è assolutamente possibile, perché prevedo già una shitstorm incredibile, a differenza di X-Men, il cui ciclo ormai era praticamente finito, e dei Fantastici 4 che purtroppo non hanno mai avuto un lancio incredibile, nonostante comunque i primi 2 film fatti da Fox, ovvero Fantastici 4 e Fantastici 4 e Silver Surfer, non li reputo così scandalosi, sicuramente non a livello di Fantastic Four di Trunk, che è veramente una merda indecifrabile. E quindi, secondo me, lì il problema è veramente come gestire il personaggio. Inizialmente, quando Fox era stata acquisita, durante l'incontro con gli investitori, era stato dichiarato che Disney avrebbe sì fatto un terzo capitolo di Deadpool, ma che sarebbe stato staccato dal Marvel Cinematic Universe, ovvero sarebbe andato tranquillamente per la sua strada nell'universo dove era stato creato in questi primi 2 film, nonostante comunque già lì ci siano qualche piccolo riferimento al Marvel Cinematic Universe. Vi basti ricordare l'Eli Carrier dello Shield nel primo film, però questa secondo me sarebbe la soluzione migliore, perché capisco che è troppo sopra le righe rispetto alla politica Disney, in cui bisogna essere comunque anche sempre un pelo carini e coccolosi. Lui è sboccato, volgare, super splatteroso, e quindi ci siano qualche problema per decidere dove infilarlo. Però far passare così tanto tempo e non avere assolutamente idea su come, quando e dove far andare avanti il progetto mi sembra un pochino azzardato. Lo stesso Ryan Reynolds in una recente intervista ha detto che lui è ben disposto a cominciare subito con i lavori, mettersi subito in gioco, ma che per ora non dipende da lui. Le possibilità sotto casa dei Marvel Studios sono enormi, ma comunque sembra che al momento non sia assolutamente una priorità. E questo, ragazzi, secondo me è un gran peccato, perché tenerlo fuori dal Marvel Cinematic Universe, tenerlo fuori dagli standard del Marvel Cinematic Universe, potrebbe permettere alla pellicola di continuare a essere vietato ai minori, super volgare, super violento, e dare, diciamo, quel tocco di diversità a tutti i film dell'MCU, che nel bene o nel male, perché comunque a me, come sapete, non dispiacciono, sono super fan di tutto il Marvel Cinematic Universe, ma comunque sono tutti focalizzati più o meno sullo stesso target. Prendere un personaggio come Deadpool, così com'è, infilarlo in Spider-Man, come si rumoreggia
ipoteggiava, si ipotizzava qualche mese fa, per me non sarebbe assolutamente attuabile, soprattutto visto il target di Spider-Man, che secondo me è ancora più basso rispetto a, non lo so, un Guardiani della Galassia. Quindi speriamo che Marvel si decida a fare qualcosa con Deadpool 2, che Disney decida cosa vuole fare del caro Wade, anche perché nello scorso San Diego Comic Con e nel D23 hanno detto: sì, stiamo iniziando a fare un film sull'X-Men, stiamo iniziando a pensare a qualcosa sui Fantastici 4, ma di Deadpool 3 non si è detto assolutamente nulla. Io mi aspetto quindi che al prossimo San Diego Comic Con, che quest'anno si terrà in streaming, ma che comunque si terrà, spero ci sia una conferenza di Disney e dei Marvel Studios, e che tra le novità, tra i trailer che mostreranno, ci diranno qualcosa anche su Deadpool 3, che a questo punto è l'unico film che dovrebbe arrivare, ma che rimane in questo oblio di nulla assoluto. Vi basti pensare che lo stesso Spider-Man 3, nonostante non sia stato menzionato né a San Diego Comic Con né al D23, è stato comunque ufficializzato ed ha una data d'uscita. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di tutta questa faccenda con un commentino qui sotto. Io spero vivamente che Disney non lasci morire il personaggio e non lasci passare troppo tempo prima di farci vedere un terzo capitolo, perché Deadpool è un personaggio dal potenziale enorme, e anche nei fumetti, per quanto le storie possono essere banali, ma sono condite da quella violenza e da quell'umorismo che lo rendono unico. Tra l'altro Ryan Reynolds è un pazzo assoluto, quindi qualsiasi cosa gli venga in mente lasciategliela fare, vi prego, dategli tutto in mano a lui. Se proprio non volete gestire la cosa, fategli fare tutto a Reynolds. Io spero quindi che sapremo qualcosa a breve al prossimo San Diego Comic Con, e io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è, lasciate un pollice in su, se non vi è piaciuto lasciate pure in giù, che va bene uguale. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, iscrivetevi sul sito Viola che trovate tutto linkato, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!